Sì, il dato politicamente più rilevante è questo, che dopo tanti anni il centro-sinistra è tutto quanto unito a sostegno della mia candidatura. Ma non basta, dobbiamo allargarlo anche alle altre forze, alle altre esperienze che non sono nel centro-sinistra, ma che già a livello regionale sono insieme al centro-sinistra per conquistare il governo della regione. Quindi sicuramente sarà uno step successivo, un impegno in più che dovrà caratterizzare la mia azione politica in questa città. Un chiaro riferimento questo al Movimento 5 Stelle e al Movimento di Carlo Tanzi, ovviamente. Sì, certamente loro fanno parte della coalizione di centro-sinistra a livello regionale, non vedo le ragioni politiche per cui non debbano farne parte anche a livello comunale. Ho sempre detto con grande chiarezza che ho anche apprezzato alcuni interventi che ha fatto l'amministrazione Occhiuto nei primi 5 anni di governo comunale. Ha realizzato opere che erano state ideate da Giacomo Mancini e che erano state finanziate dal governo regionale di centrosinistra Guido Loiero e che difficoltà burocratiche e amministrative non hanno consentito all'amministrazione a guida Perugini di realizzarle. Mario Occhiuto si è trovato con un pacchetto di opere progettate e finanziate che ha potuto realizzare e le ha realizzate. Però le ha realizzate in un contesto che non è omogeneo, che non ha una visione di sviluppo della città uniforme. Ed è questo quello che io credo bisogna fare, rendere una città vivibile, una crescita della città uniforme in tutte le sue parti, non solo in alcune parti. Bisogna completare quello che era il progetto di sviluppo di intere aree che aveva disegnato Giacomo Mancini e che io intendo portare a compimento, una per tutte. Il ponte di Calatrava, la zona di Gergeri, che non era avuto più nessuno sviluppo se non la realizzazione del ponte e del planetario, che però lasciati in quel modo senza nessuno scopo, senza nessuna attività di contorno e senza nessuna attività di utilizzo delle stesse opere, onestamente ha poca funzionalità per lo sviluppo di tutta la nostra città. Però devo dire che da questo punto di vista io ho apprezzato gli interventi di quell'amministrazione, ma poi dopo c'è stato il degrado più assoluto in termini anche di mancanza di servizi che ancora oggi sono purtroppo il nodo grave che c'è nell'amministrazione comunale.